Ciao ragazzi, io sono Jenny, bentornati sul mio canale o benvenuti se siete nuovi. Oggi vorrei consigliarvi 5 libri classici che secondo me dovete assolutamente leggere. Prima di lasciarvi al video volevo ricordarvi che ho aperto un canale Telegram in cui potete farmi tutte le domande che volete, possiamo condividere un'amicizia, possiamo condividere file, video, foto, libri, consigli di serie TV, film, tutto quello che volete, basta che non nuocete alla community. Per farne parte basta che mi mandate l'username vostro di Telegram oppure mi dite voglio far parte del gruppo e io vi invierò il link di invito. Comunque per saperne di più vi lascio qua in alto nelle schede il video in cui ne parlo nello specifico. Partiamo subito. Perché ho deciso di fare questo video? Ho deciso di fare questo video perché molto spesso quando vedo i video sui classici, comunque o sono classici troppo classici, appunto di letteratura, di critica letteraria, e quindi io solitamente non leggo classici, però mi sono da poco avvicinata a questo genere letterario e così ho detto: va bene, io sono una persona qualunque, non ho studiato assolutamente lettere, sono solamente un'appassionata, di lettura, e così ho detto: vorrei consigliarvi quelli che secondo me sono i classici. Secondo me sono i classici quelli che possono essere letti in qualsiasi età, che sono stati scritti magari nel passato, ma che sono molto attuali, che possiamo tranquillamente leggere anche adesso. Scusate i rumori che sentite, ma sono quelli del piano sopra che fanno un po' di confusione perché hanno un bambino piccolo, quindi mi dispiace se ogni tanto sentite dei botti, diciamo così. Allora, il primo libro che vi consiglio è Il fumati a Pascal di Pirandello. Io questo qui l'ho preso ad un mercatino a 3,50 euro e io l'avevo già letto, Il fumati a Pascal, ma ho deciso di averlo nella mia libreria perché secondo me è un classico intramontabile che ovviamente studierete a scuola o l'avete studiato a scuola, e mi piace molto questa storia di questo uomo, diciamo, che scopre di essere morto, dicono che sia morto, e quindi decide di rivivere, diciamo, una nuova vita. Il fu Mattia Pascal, perché appunto Mattia Pascal è morto e decide, insomma, di ha una seconda chance, diciamo. Era solo ormai e più solo di com'ero, non avrei potuto essere sulla terra, sciolto nel presente di ogni legame e ogni obbligo, libero, nuovo e assolutamente padrone di me. Senza più il fardello del mio passato e con l'avvenire dinanzi, che avrei potuto forgiarmi a piacer mio. Ah, un paio d'ali. Molto molto bello. Quindi vi consiglio vivamente di leggerlo. Il secondo libro, che forse non è classico, ma che secondo me, a mio parere, lo è La Camera Azzurra di George Simenon, edito agli Adelphi. Questo libro l'ho preso con gli sconti delle case editrici e il prezzo di copertina è 11 euro. La Camera Azzurra sono stata contentissima di leggerlo perché penso che non ci sia un altro giallo come questo costruito in questo modo. Tantissimi infatti sento che dicono: ma un altro simile alla Camera Azzurra non ce n'è. So che Simenon scrive altri libri anche correlati, cioè con gli stessi personaggi, sempre gialli, ma non sono stati costruiti, non hanno la struttura di questo libro. Di cosa sto parlando? Sto parlando di un libro interamente basato su un interrogatorio. Scopriremo la vicenda attraverso l'interrogatorio che il poliziotto fa a uno dei protagonisti della vicenda stessa. Sembra di essere all'interno di un loop continuo perché abbiamo un ripetersi di alcune scene, ma ogni volta si aggiunge un pezzettino. Molto molto bello, penso che una struttura così ben fatta non sia mai stato scritto. Il livello di scrittura e di narrazione di questo libro è incredibile. Nonostante voi andrete a rivedere alcune scene, non vi stuferanno perché c'è sempre quell'intrigo, quel voler saperne di più. Molto 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 bello. Il terzo libro classico che vi consiglio è Jane Eyre di Charlotte Bronte. Ho visto anche il film di Jane Eyre, molto molto bello, però diciamo che nel film saltano alcune parti fondamentali, secondo me, che vengono spiegate all'interno del libro. Io ho apprezzato il film, ma secondo me se avessi visto solo quello e non avessi visto
non avessi letto il libro, forse alcuni pezzi mi sarei chiesta: ma chi è questa? Ma perché? Ma da dove è nata tutta, cioè, escono personaggi così all'improvviso senza spiegare il perché ci sono. È molto molto bello, questo è l'edizione Tascabili della Giunti Editore, e infatti ha 700 pagine, ma Jane Eyre dovrebbe essere in teoria sulle 400. Questo costa 9,50 euro e parla della storia di Jane Eyre, quasi un'autobiografia di Charlotte Bronte, che dopo un'infanzia difficile trova lavoro come istitutrice privata di una ragazzina all'interno di una casa nobiliare del signor Rochester. La ragazza Jane Eyre si innamora del signor Rochester e da lì poi scopriremo le vicende che accadranno. Molto molto bello, un po' lungo in questa versione, ma comunque assolutamente da leggere. Il quarto libro classico che vi consiglio di leggere è Piccole donne di Louisa May Alcott. Io ce l'ho in questa fantastica edizione di RBA, Storie senza tempo, della Cranford Collection. Questa storia devo rileggerla assolutamente perché me lo ricordo poco. Però l'avevo letta da piccola nelle edizioni di Thea Stilton e mi era piaciuta tantissimo, mi è rimasto impresso questo titolo di piccole donne crescono negli anni, e quindi ho detto: se mi era piaciuto così tanto da bambina, deve assolutamente piacermi anche adesso, e quindi non vedo l'ora di rileggerlo, ma vi consiglio assolutamente anche a voi di leggerlo, e fatemi sapere se l'avete già letto. L'ultimo libro che vi consiglio di leggere è Cime tempestose di Emily Bronte. Allora, Cime tempestose parla di un amore fortissimo nell'infanzia che non si realizza nell'adultità. Questo non realizzarsi nell'adultità sconvolge uno dei due amanti, Heathcliff, o Heathcliff come hanno detto nel film, che anch'esso mi è piaciuto molto. Praticamente questo amore che non si realizza nell'adultità trasforma, diciamo, fa diventare il personaggio di Heathcliff molto rude, molto rozzo e odioso, perché si comporta proprio in maniera odiosa con le persone a causa della sua perdita, della sua forte perdita, ovvero quella di Caterina, la sua amata. Mi è piaciuto molto perché comunque si vede come le persone e la trasformazione e il cambiamento delle persone sia sempre dovuto a conseguenze di esperienze nella vita. Mi è piaciuto tantissimo e assolutamente ve lo consiglio. Questo ha 300 pagine ed è, come vedete, l'edizione della RBA. Diciamo che io non ho letto, come vi dicevo prima, tantissimi classici, e avrei potuto aspettare di fare questo video perché ho da poco comprato un altro volume di RBA, ed è Ragione e sentimento di Jane Austen, e quindi se questo mi piacerà avrei potuto metterlo all'interno di questo video per non consigliarvi sempre Jane Eyre o Cime tempestose, che magari li avete già visti in questo canale, ma sono sicura che questo libro, se mi piacerà, troverà lo stesso posto all'interno del mio canale. Guardate che splendida copertina, e questa è l'uscita ultima che c'è stata, cioè la più recente, che era quella del 12 marzo. E niente ragazzi, vi consiglio di andarvi ad informare comunque sulle uscite in edicola, perché hanno tutte, come potete notare, delle splendide copertine. Ho fatto anche il video in cui vi parlo di queste splendide edizioni, e in caso ve lo lascio qua in alto nelle schede. Sono davvero bellissime, e comunque per 9,90 euro ne vale davvero la pena, perché alcuni di questi volumi, essendo classici, costano molto molto di più. E niente ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commentino ed iscrivetevi al canale. Non dimenticatevi, mi raccomando, di sostenermi attivando la campanellina, in modo tale che vi arrivino le notifiche ogni volta che uscirà il mio nuovo video. E noi ci vediamo alla prossima, ciao!